l'articolazione temporomandibolare, una volta accertato che non lavora nel modo corretto, cioè che non descrive una specie di S nel suo movimento, perché ricordiamoci che l'articolazione non ruota su se stessa, ma ruota su se stessa traslandosi, quindi spostandosi in avanti e indietro. E in questo movimento è accompagnata da una serie di muscoli e da degli ammortizzatori che impediscono alle due ossa, quelle del cranio e quelle dell'articolazione temporomandibolare, appunto, di sfregare una sull'altra. Quando tutto questo non funziona correttamente, allora cominciamo ad avere dei fruscii, dei scrocchi, dei rumori e quindi dei dolori. Che cosa possiamo fare? Innanzitutto cambiare il rapporto tra la parte superiore e inferiore della bocca, e se sono stati fatti degli interventi o se c'è stato un trauma, andare a togliere quelle che sono le cause e quindi gli effetti che quel trauma ha determinato sui denti e sulla bocca. Se c'è un ponte che è troppo alto, se c'è un'otturazione che è troppo alta, se c'è un trauma meccanico, un colpo di frusta o altre cose che possano aver spostato la mandibola, allora dobbiamo tentare di rimettere a posto. E per fare questo c'è un sistema leader, che è il bite, un bite inferiore in resina, è trasparente, quindi non dà nessun tipo di problema estetico, e si sopporta abbastanza bene anche perché nel tempo allevia questo dolore e quindi ce lo fa sopportare decisamente meglio.